Ciao, io sono Fabiana e sono un ricercatore al Dipartimento di Informatica, dove mi occupo di interazione uomo-macchina, HCI per gli amici. Ora, io non ho sempre voluto fare il ricercatore, pensate che da giovane volevo addirittura fare la giornalista sportiva, ma c'è stato un momento che è stato sicuramente molto importante per segnare il mio percorso futuro, ed è stato quando ho letto questo libro, La caffettiera del masochista di Donald Norman, uno dei guru dell'HCI. Ora, questo è un libro molto appassionante, ma molto pericoloso, perché dopo averlo letto si rischia di essere irrimediabilmente innamorati della materia e di volersene occupare a propria volta. Ora, che cosa ci dice questo libro di tanto interessante? Ci dice che gli oggetti che ci circondano non sono neutri, ma il modo in cui sono progettati ci parla e guida il nostro modo di interagire con loro, rendendoci abili o impacciati. Se questo è vero per gli oggetti della vita quotidiana, tanto più lo è per gli artefatti digitali e per i computer, verso i quali, se ci pensate, molte persone nutrono un timore reverenziale. È troppo difficile, non sono capace, è roba per tecnici. Ma questo non deve necessariamente essere vero, e la chiave sta nella buona progettazione. L'interazione uomo-macchina nasce all'inizio degli anni Ottanta come branca dell'informatica, con contributi dalle scienze cognitive e dall'ingegneria dei fattori umani. Questa data non è casuale, se ci pensate, fino alla fine degli anni 70, ad utilizzare i computer erano soprattutto professionisti altamente specializzati e appassionati della materia. L'avvento del personal computing, invece, ha fatto di chiunque un potenziale utente, un utente interessato non alla macchina di per sé, ma a utilizzarla per, che so, scrivere un romanzo, tenere la contabilità di casa, elaborare delle fotografie e così via. Questa situazione ha fatto emergere in modo prepotente il problema dell'usabilità, la facilità di apprendimento, la facilità d'uso, dal punto di vista di chi vuole usare il computer come uno strumento per portare a termine dei compiti. Con il tempo questo concetto è stato rielaborato e arricchito, come si vede anche dalla bibliografia successiva di Norman. Oggi nel concetto di usabilità, e quindi negli obiettivi dell'HCI, si comprendono anche aspetti legati alla sfera emotiva e si ricercano qualità come il divertimento, c'è tutta una corrente che prende il nome di Fanology, la creatività, il piacere estetico, il benessere, tutti aspetti che hanno un impatto più ampio sull'esperienza dell'utente. Questo naturalmente andando a esplorare le possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie. Vi faccio qualche esempio legato ai miei temi di ricerca degli ultimi anni. Pensate ai dispositivi che permettono un'interazione gestuale. È compito di chi si occupa di HCI progettare le gesture più significative per portare a termine determinate azioni, tenendo anche conto dei vincoli legati al contesto e facendo in modo che l'utente non si senta in imbarazzo e non si senta affaticato. Un altro tema di cui mi occupo da anni sono le tecnologie persuasive, tecnologie progettate appositamente per cambiare i nostri atteggiamenti e i nostri comportamenti. Come esperti di interazione uomo-macchina, dobbiamo lavorare perché queste tecnologie ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi e allo stesso tempo perché non vengano utilizzate contro gli utenti. La caratteristica dell'HCI è sempre quella di guardare a tutti questi ambiti da un punto di vista non solo strettamente tecnologico, ma anzi mettendo sempre al centro l'utente, con i suoi bisogni e i suoi obiettivi. E interpretare quindi la tecnologia soprattutto come uno strumento per migliorare le attività, l'esperienza e in ultima analisi l'esistenza delle persone, che mi sembra un obiettivo bellissimo per scegliere di studiare informatica e in particolare interazione uomo-macchina.